Povestea unei mari balerine a Italiei, Diana Ferrar. Salut, sunt Luca Alexandru și sunt voluntar în proiectul My Story. Qui per esempio è una foto di quando stavo proprio iniziando la carriera, avevo poco più di 18 anni. E poi qua invece sono parecchie fotografie con i miei partner, qui con Radu Ciuca, un partner rumeno, col quale ho ballato appunto nella tournée in Romania. Qui ancora con partner italiani, qui con il grande Nurey, Giselle, e qui con Vassilia nel Don Chisciotte, ancora lì nel Don Chisciotte, questo anche, e qui ancora quelle con Nurey, in Giselle, qui con la sua dedica, una dedica a cara Diana con amore, un ricordo veramente. Indimenticabile. Parlare un po' della mia carriera. Per me è stato come un grande sogno, adesso quando ci penso, perché veramente è iniziato molto presto, quando avevo solo 7 anni, quando i miei genitori hanno deciso di mandarmi a una scuola di danza, perché mia mamma era diplomata al conservatorio, quindi amava molto la musica, e mio papà era farmacista, ma anche lui appassionato di musica e di arte. Quindi ho deciso di mandare, ma non solo me, anche tutte e tre le sorelle, le altre tre sorelle. Per cui tutte e quattro abbiamo iniziato danza. Seguito fino ai 16 anni e poi ho deciso sì, di fare un'audizione alla scuola del teatro dell'opera. Lì era un altro mondo rispetto alla scuola privata e avevo molto timore nel fare questa audizione, anche perché prendevano solamente a 9 anni, non prendevano grandi prima, adesso è molto diverso, e io avevo 16 anni. Fece questa audizione e andò molto bene, tant'è vero che la direttrice della scuola mi prese subito e io il giorno dopo già cominciai. Fui messa al sesto corso, feci 2 anni e terzo anno mi sono congedata dalla scuola con il passo d'addio. Però è stato molto interessante per me, anche perché una volta finita la scuola sono entrata nel corpo di ballo del Teatro dell'Opera e lì ho avuto una grandissima occasione, perché era venuto il primo ballerino, Eric Brun, famoso ballerino, che doveva montare una grande serata, un grande galà, e niente di meno con Nurey, con la Fracci, e prese tra tutto il corpo di ballo, scelse proprio me, che ero poi appena uscita dalla scuola.
Quindi per me fu un avvenimento, veramente una cosa eccezionale. Mi preparai benissimo per fare il secondo atto del Lago dei Cigni e fu una serata veramente memorabile, ancora adesso ne parlano, perché appunto c'era Nurel che era giovanissimo proprio. E dopo questo però sono cominciati, diciamo, gli anni di lavoro in teatro e non certo come prima ballerina. Ho cominciato proprio da zero, perché? Perché è questione anche di fortuna, non sono riuscita subito ad avere questa nomina ed ho aspettato ben 10 anni per riuscire a diventare prima ballerina. Questo perché? Perché c'era sempre qualcuno davanti a me e io purtroppo ero sempre la sostituta, io imparavo i ruoli, però alla fine avevo pochissima possibilità di ballare, forse 1 o 2 volte all'anno come prima ballerina. Però comunque è stato un periodo così lungo che ci è voluta proprio la mia, come si può dire, non lo so, la mia insistenza per continuare. Però devo dire anche che è stato un periodo molto interessante, perché il lavoro al Teatro dell'Opera non era solamente quello dei balletti. Io ho cominciato anche facendo la comparsa, avevo ruoli anche nelle opere, per esempio, e questo voleva dire stare ore e ore, anche 5, 6, 7 ore in teatro, conoscere grossi cantanti come Mario Del Monaco, conoscere i direttori d'orchestra eccezionali, vedere come nasceva un'opera con il coro. Insomma, è stata un'esperienza che non tutti hanno in genere. Io invece ho avuto questi 10 anni di grandi occasioni, sia come balletti che come ruoli minori, e finalmente sono arrivata poi a diventare prima balliera di Qua. Questo più tardi, nel 78, e nel 72 invece prima ballerina. Che cosa voleva dire? Che cominciavo a fare ruoli finalmente principali, non molto spesso, perché le occasioni di ballare non erano poi così tante, anche perché poi invitavano anche delle ballerine ospiti. Però ho avuto anche molte occasioni di andare a ballare all'estero e infatti ho fatto anche una lunga tournée di quasi 1 mese e mezzo in Romania, ballando a Iași, a Bucarest, a Costanza, a Cluj, con balletti come Lago dei Cigni e Giselle. Quindi poi sono andata a Città del Messico, ho girato mezzo mondo, devo dire, sempre con l'idea però di non lasciare il Teatro dell'Opera, perché essendo arrivata a quel livello mi sarebbe dispiaciuto, era come abbandonare una casa, diciamo, ma era come la mia casa, il Teatro dell'Opera. Al Teatro dell'Opera di Roma avevo già costituito un piccolo gruppo che poi è diventata la mia compagnia, un gruppo di 8-9 ballerini giovani, perché proprio il mio interesse era quello, valorizzare i talenti e dargli l'opportunità di esibirsi, di ballare, di esprimersi. E quindi già nel
1985 ho fondato la compagnia Astra Roma Ballet, con la quale ho girato mezzo mondo anche con la compagnia, fino a Panama, fino a, in Colombia, fino a Edimburgo, Germania, in Corea addirittura. Questo è il Davide di Donatello, in genere si dà per il cinema, ma io l'ho avuto per la danza. È un Davide in oro ed è stato ripreso, cioè io l'ho ricevuto al Teatro Greco di Taormina e ballando un passadue balletto Excelsior con il primo ballino della Scala di Milano. È stato ripreso in Eurovisione, fu una grande serata anche lì. Poi qui ci sono delle foto con noi e poi ne riprendiamo anche altre all'ingresso. Questo è il Sagittario d'oro, il microfono d'argento, questa è una bellissima targa d'argento del corpo di ballo quando ho chiuso appunto la carriera al Teatro dell'Opera e il corpo di ballo mi ha fatto una grande festa con una targa. E poi ne ho tantissimi sparsi dappertutto, perché arrivare a 110 anche qui, vicino alla finestra, statue, statuette, medaglie, sono veramente tanti, anche sopra, nella libreria sono tanti. Adesso che mi dedico alla compagnia, che sono diventata una manager, devo dire che tutta la mia carriera invece, come dicevo all'inizio, mi sto rendendo conto che per me è stato come un sogno, un bellissimo sogno che mi ha lasciato tantissimi ricordi e che così continuo anche sfogliando questo libro, mi fa appunto ritornare a quegli anni della mia carriera con tanta soddisfazione.